economica, quella della sostenibilità, ma anche certo. sociale. Sì, è una grande opportunità nella quale bisogna abbinare il problema della natura, il problema della terra, al problema sociale. E le due emergenze che sono il clima e sono l'esclusione sociale, perché insieme al clima viene l'esclusione. L'aumento della povertà porta alle nuove forme di schiavitù, nuove forme di schiavitù che sono il lavoro forzato, la prostituzione, il traffico di organi, eccetera, eccetera. E quindi il Papa, facendo un'enciclica in definitiva sull'ecologia integrale, fa un'enciclica sulla giustizia sociale, quindi le due cose vanno sempre. Cioè anche questo, perché in definitiva il principio fondamentale è il bene comune dell'uomo, dell'essere umano, uomo e donna, e l'architettura, l'edilizia, la urbanistica deve anche subordinarsi a Roma e non al soldo. Vale anche per l'ecologia culturale.